Comune è una zona dove via di Caselle, dove tra l'altro è stato fatto anche un arresto, quindi non so se lo sai. Sì, siamo intervenuti, sono intervenuti carabinieri, per cui ti sto chiedendo se, se ancora c'è una perdurare di insomma, una situazione di disagio da questo punto di vista. Ok, due situazioni specifiche, Caselle, Casoni. Spiegami un attimo, no? Non volete capire. Oh, non capisco. Nella zona di Caselle, nella zona di Caselle, l'anno scorso, no, 2010, è stato fatto un intervento da parte di Carabinieri in quella zona lì. È una zona dove ci sono state parecchie lamentele da parte dei cittadini. Allora io ti sto chiedendo, sì, ma qualche ci sono mia presente? No, succede, i carabinieri intervengono e arrestano la persona. Sì, sono poi, almeno non lo so perché, per conto, cioè non sono io un carabiniere che hanno fatto questo, cioè sono intervenuti e hanno fatto questo. Probabilmente era legato al discorso anche di furti, adesso non. Ripeto, sono mia comandante dei carabinieri, sono mia, non so, non so nei contesti specifici. Non so, fatto un arresto. Non lo riesco a capire, no, veramente non capisco mio, vedete, per spiegarsi meglio questo disagio. Fine consiglio, seguiremo una parte, se no stiamo qui. La situazione dei Casotti invece è una situazione anche lì dove ci sono state parecchie lamentele di disagio. Non tengo più lamentele su questo nome qua. No, vorrei capire meglio. Allora vuol dire che ho tutto meglio. No, vorrei capire meglio qual è la situazione di disagio. Lì ai Casotti, macchine che girano avanti in Rio e... E dopo il spazio di droga, certo. Può darsi che sia stato proprio il spazio di droga. Entriamo nel specifico. Cioè, sono due situazioni specifiche dove su una, ti ho ricordato, scorso questo fatto di tutta la resta, e su un altro che può essere uno spazio di droga. Dopo non sono mia comandante dei carabinieri che vado da parte lo specifico, lo ripeto. So anch'io quello che mi viene riferito un po' dai cittadini, forse tu che sei sindaco ne sai più di me in relazione a qualcosa, ti ho fatto una domanda e tu mi fai una domanda e te ne rispondi io. La situazione è conosciuta e... per quanto riguarda il discorso dei furti, non è vero che i game stasi, non è vero perché ci sono tanti furti all'interno di case e anche all'interno di attività agricole, furti di tutti i generi, dal gasolio ad altri... macchine, attrezzature, eccetera. Per questo che ti ho fatto e ti ho richiesto. Sì, sono a conoscenza perché è capitato anche a me. È capitato anche a me, ho fatto una denuncia. Sì, mette il verbale che sono a conoscenza di reati. Se vuoi puoi mettere anche il verbale che è capitato anche a me. Va bene, dopo ho fatto una denuncia ai carabinieri, metti il verbale anche questo qua. Comunque, se vuoi rimaniamo ancora qua, mezz'ora andiamo avanti, no, cioè, non so, è una cosa che mi hai richiesto tu. Allora, comunque, l'intervento per avanzarmi questo discorso non è che magari, dico, riuscissimo a individuare due zone di Nogara come colpire a colpo sicuro. Purtroppo che tante altre zone, allora, è decido una, non lontano da qua. Beh, questa via, via Mumino, non so se hai notato, è stata illuminata fino alla fine della via perché abbiamo le macchine. Abbiamo anche dei casi di persone agli arresti domiciliari, quindi vediamo i carabinieri avanti e indietro perché vanno a notificare due volte al giorno se la persona è realmente a casa o meno. Abbiamo delle persone che si trovano in questo parcheggio di notte, non so se lo sapete, ma non da adesso, non da adesso. Abbiamo una situazione di degrado, ad esempio, a Nogara con la ciclabile, purtroppo, che è stata fatta qua dai Franzini, dico purtroppo, nel senso che essendo una via chiusa al traffico stradale, alcune persone sostano vicino al distributore di bevande normali, poi si incamminano al di là delle immondizie che butta in quella specie di casetta di legno. È una vergogna. È una vergogna,
anche il traffico di altro genere, perché essendo una via di questo tipo, entra da qua e esce dall'altra parte, non si sa cosa succede, capito? Purtroppo nel centro abitato, che è una delle zone proprio dove viviamo e siamo qui presenti, e magari vicino a qualche metro si consumano quegli episodi, quindi anche senza andare a caselle è esotico, capito? Questo è purtroppo la realtà. Sapete la notizia di oggi che stanno arrestando i pressi della stazione, tanto per dire. Autoctono, anche questo. Questi episodi che purtroppo per tanto che cerchiamo di prevenire, è difficile, capisci, agire dappertutto. Chiaro, se da parte dei cittadini c'è una specie di rete, o da parte di alcuni quartieri c'è una specie di rete di autosorveglianza che collaborano con l'amministrazione comunale, che può fare quello che può, non è che ma purtroppo, cioè, possiamo mettere più luci, possiamo vedere se riusciamo ad avere più visti sono il primo e il secondo centro, possiamo collaborare di più con le forze dell'ordine, perché ricordo che comunque carabinieri sono a Logara Sorgai, 10, non è che siano pochi, è però vero che hanno un territorio molto vasto. Quindi alla fin fine ci sono talmente tanti episodi che è difficile anche per tanto che si riesca a prevenire. Ed è comunque su tutto il territorio nazionale che succede qua. Non è, adesso si deve dire il furto in agricoltura. La differenza è questa, vedi, una volta portavano via praticamente le apparecchiature per innaffiare i campi, no? E dopo succedeva che dopo una settimana trovavi in piazza quello che ti proponeva di comprare la tua attrezzatura. Era fenomeno di famiglie locali che praticamente ti rubavano come qua o come là e dopo ti riproponeva. A me è successo con l'autovalle, mi ha rubato sotto casa e me la sono scomparata. Probabilmente me l'avevo rubato perché era la mia. Cioè, però li identificavi, adesso è difficile identificare perché arrivano, fanno dei furti spot e dopo via. I furti nelle case, questi arrivano, magari fanno un breve, diciamo così, stazionano qua qualche giorno, guardano e arrivano dopo due mesi per i furti. Quindi per tanto che siamo bravi, per tanto che mettiamo le luci, le camere, aumentiamo anche i vigili, però purtroppo il momento è anche questo qua. Chiaro che da parte dell'amministrazione, come vorrei che da parte anche dei cittadini, che sia il massimo impegno per contrastare, questo penso che sia pacifico. Che se, insomma, se si prende un
Ma è finito questo periodo un po' così finito. Spero che anche gli altri, io la stessa, accogliano per voi indietro queste cose che sono all'interno importante. Ma chiediamo che vi portare questa sera però. Cosa vuoi ritirarlo? Sì, no, sospendiamo direi la mozione, la delibera, ma la portiamo quando siamo pronti con le scuole di Stato di Libera. Ok, va bene. Quando c'è la possibilità di avere delle idee ancora più chiare, la scuola, che dopo la guida. Anche perché faccio solo questa considerazione qua, ci volevo fare dopo un po' per il tempo. Comunque, lo strumento è ottimo ed è valido, però deve essere anche accompagnato da un'azione educativa, ovviamente, da parte sia delle scuole che anche da parte delle istituzioni comunali, nel senso che non siano comunque abbandonate a se stesse, ma si faccia capire, perché è un grande strumento per alimentare la coscienza civica dei ragazzi. Quindi prendiamolo come un fatto, un'opportunità grossa che ci si può fornire. Ci può essere anche con il nostro comune. Quindi si d'accordo? Bene, allora è ritirato. Sono il gruppo 5 Stelle contro costruzione inceneratore locatario del Terregnano, prego. Niente, io ho presentato questa mozione perché ultimamente sulla stampa sia l'Arena che altri giornali, qua adesso io ho il primo, siamo venuti a conoscenza di questa nefasta idea di costruire un inceneritore che brucia a detta del costruttore, di colui che ha presentato questo progetto, dovrebbe bruciare pollina, che per chi non lo sa lo spiego è la sommarizione dei polli, e plastica. Va da sé che la cosa insomma in quanto mai singolare, cioè il fatto di accomunare una pollina con la plastica, ci tengo a sottolineare perché nella zona di Torretta è praticamente circondata da tutte colture, insomma. Va da sé che oltre che gli inceneritori con vari studi urbani sono proclamati, creano l'insorgenza di patologie tumorali, e questo conclamato già da vari professori, non da me e non da Movimento 5 Stelle, che appunto fare oltre al danno alla salute, creerebbe anche un danno all'agricoltura e all'economia, perché va da sé che l'inevitabile inquinamento dell'aria e del suolo, dovuto appunto all'insediamento di queste macchine mostruose, questi inceneritori, non voglio chiamarlo termovalorizzatore apposta perché non valorizza nulla, questo brucia e basta. La plastica va riciclata, come ci ha detto prima Barbati, non va bruciata, e quindi verrebbe a meno anche tutte le culture tipiche che abbiamo qua, DOP oppure quelle biologiche. So che il sindaco è il presidente della strada del riso, insomma spero che senta questa cosa, perché sicuramente il prodotto riso ne subirà, visto i venti anche dominanti che praticamente vengono qua. E quindi ecco, ricordo in ultima che gli inceneritori rientrano fra le industrie insalubri di classe prima. Va da sé che gli inquinanti, come ripeto, non fanno male solo alle persone, ma fanno male anche, cioè distruggono un'intera economia. Quindi io chiedo a tutto il Consiglio Comunale di esprimersi in forma unitaria contro la realizzazione di questo inceneritore in località Torretta di Legnago. Praticamente verrebbe fatto adiacente alla discarica che adoperiamo anche noi, per i motivi che ho espresso appunto. Chiedo inoltre al sindaco di prendere contatti con il sindaco di Legnago per avere
nel dettaglio il progetto, cioè che cosa vogliono fare, che cosa vogliono fare per illustrarlo alla cittadinanza torinese. Guardate che la Torretta non è distante, è qui dietro l'angolo, cioè il fatto che sia a Legnago forse è peggio per noi che non per Legnago. Sindaco, i venti dominanti vengono di qua. Vogliamo, vengono qua, vado, Ostiglia, cioè Bergantino, poi non ne parliamo perché sono i passi via. Chiedo di fare un, cioè chiedo di esprimere appunto un voto contrario, ma anche perché gli inceneritori non sono la soluzione, sono il problema, non sono nulla. Il fatto di bruciare l'immondizia, i rifiuti non vanno bruciati, vanno differenziati, rivenduti, come ho detto prima, fare la carta e quanto, perché sono una risorsa. Se noi li bruciamo, sprechiamo una risorsa. Quindi questa è la mia richiesta, spero che all'unanimità cogliamo questa opportunità. E poi il sindaco, come ti ripeto, magari prendo in contatto con il sindaco di Legnago e vedi se è possibile avere un premio, insomma, cosa fanno, cosa voglio fare. Ti dico anche che l'ultimo articolo di Rettondini dice che secondo lui non si fa meglio così, se è vero quanto c'è scritto qua. Però se prendi in contatto te, da sindaco a sindaco Mari, può essere forte più diretto. Brevemente, secondo me questo punto qua è un punto molto delicato che dovrebbe essere approfondito, molto di più di parlarne solo in 5 minuti alle 11:20 di questa sera. Io vi proporrei di sospendere questo punto e di parlarne al prossimo ordine del giorno, però fare un approfondimento proprio con tecnici che ci possano parlare anche di quali sono le criticità e di cosa si va incontro, perché ovviamente noi possiamo dire la nostra correttamente, come ha detto anche il consigliere Moisi, però non abbiamo la capacità di capire tutto cosa, come si è sviluppata tutta la situazione. Per cui, vista l'importanza dell'argomento, io lo rimanderei al prossimo consiglio con la presenza di tecnici, se si è ben ricordato. Sì, qua ci ritroviamo ancora una volta con la parola di un inseritore, si parla di combustione e di due prodotti che sono la formina e la plastica, addirittura non so, anche avevi citato un altro discorso che sarebbe un inceneritore a griglia che eventualmente è sostanzialmente identico al Ligure e al centro di Brescia. Poi il discorso delle sostanze che verrebbero emesse dalla combustione, no? Quindi polvere sottili, ma più che altro il discorso della diossina. La diossina purtroppo è una sostanza che può essere trascontata e che entra all'interno della catena alimentare e possiamo provarcela, ma purtroppo determina anche i tumori di una certa consistenza. E soprattutto per quanto riguarda la nostra zona agricola, quindi la zona boccata, come è stato sottolineato anche dalla promozione boccata a prodotti della denominazione d'origine, non so se la o anche altri prodotti, per cui diciamo che da questo punto di vista il nostro gruppo è favorevole alla mozione e speriamo che non venga costruito niente. Dovrebbe essere comunque un punto forte, e andare a discutere alle 11:20 di tre sera, non so quanto considera che senza tanti problemi, che siamo contrari all'insediamento, quindi non abbiamo problemi. Siamo contrari, al di là di eventuali approfondimenti teorici e tecnici che possono essere fatti in qualunque momento su questo tipo di piani, sembra delicato da decidere noi qua a livello amministrativo.
mi ha assicurato che sarebbe stato pronto per l'impianto, quindi da questo punto di vista c'è concordanza di vedute. Noi concordiamo pienamente sulla inopportunità di installare sul territorio un impianto di questo tipo. Noi siamo anche contrari in genere, in linea di principio, all'installazione di impianti che prevedono tecnologia di elettrofluido e quindi agricoli, tanto per essere chiari. Soprattutto in assenza di un piano regionale che individui aree, interventi e siti e criticità, cioè noi non possiamo permetterci oggi come amministrazione che impianti di questo tipo, come diceva giustamente il consigliere Moreschi, sono pericolosi potenzialmente. Quindi non possiamo permetterci di delegare poi ai singoli comuni e alla eventuale contrattazione dei singoli comuni impianti che hanno sicuramente valenza regionale. Quindi ripeto, noi siamo contrari a questo impianto, concordiamo con l'amministrazione di Legnano, non vediamo il motivo di ritardare la discussione, quindi siamo d'accordo di non essere d'accordo da questo punto di vista. Credo che eventuali approfondimenti tecnici su questa tecnologia possano essere fatti in qualunque momento di appoggio alla discussione. Quindi io ho anche scritto l'allego, quindi vabbè, con questa precisazione, cioè io aggiungo questa che me la ripeto, sì. Il sindaco di Rogare ha interpellato personalmente il sindaco di Legnano, che ha dato notizia che l'impianto dovrebbe essere alimentato a pollina, cioè residui animali. C'è stata concordanza di vedute sulle opportunità di installare sul territorio un impianto di questo tipo. L'amministrazione, peraltro contraria all'installazione di impianti che prevedono tecnologia elettrofluido in assenza di un piano regionale che individui necessità e criticità di elettronici. Quindi da questo punto di vista lo integriamo e votiamo con l'integrazione. Magari se questa mozione potesse essere trasmessa anche agli altri comuni e se gli altri comuni... Vabbè, non abbiamo problemi, è un atto pubblico. È impossibile, diamo pubblicità nel modo opportuno, ci decidiamo quello che fare. Mettere la delibera ai comuni della Bassa? Possiamo farlo, sì. Dopo la forma tecnica di integrazione della mozione del Movimento 5 Stelle con questa, quindi non lo so, io delegherei Marco e Mirko di integrarla poi eventualmente. Chiedo dal sindaco che prenda il contatto con l'amministrazione di Legnago, cioè. Bene, ok, avete già preso. Assistemiamo, avete già preso, cioè, sì, sì, sì. Contatti, già preso. Esatto. E parlo solo. Fate un ordine del giorno collegato. Ma possiamo anche votare, sì, d'accordo, va bene, infatti. Ma insomma, sistema di realtà comunale, dai, va bene. Sono d'accordo, che dire, questo è una massima espressione contro il caso. Contiamo qui, sì, integrato, lo dobbiamo, poi dando delega della integrazione della segretaria. Va bene? Consiglieri comunali e
premesso che la visione, la lettura e la presa d'atto di comunicazione e un documento spedito e indirizzato alla votazione dei capigruppo consigliari e non consiglieri comunali, tutti siano essi di maggioranza o di minoranza nel pieno diritto di rappresentanza all'interno di un organo importante quale il consiglio comunale eletto dai cittadini. Considerato inoltre che è stata effettuata richiesta esplicita verbale dall'ufficio proposto al protocollo di eventuale documentazione indirizzata ai consiglieri comunali e a tale richiesta è stato risposto negativamente. Il secondo punto, sempre considerato inoltre che dal controllo delle cartelline riservate ai consiglieri comunali di minoranza non esisteva nessuna documentazione o comunicazione in merito a quanto sopra esposto. Considerato inoltre che sia molto grave da parte di qualsiasi dipendente e o amministratore del comune omettere l'esistenza di qualsiasi documento di stato dei consiglieri comunali, chiediamo al sindaco, al segretario comunale e al responsabile dell'ufficio protocollo se sia stata ammessa la visione o la consegna a tutti i consiglieri comunali di lettere e o documenti di stati esplicitamente agli stessi e che sia verificata in tutti gli uffici competenti nell'ufficio protocollo la presenza o meno di documentazione indirizzata ai consiglieri comunali e di ricorrere l'eventuale copia al destinatario. Bene, allora io vi rispondo dicendo che trasmetto integralmente la nota in riferimento alla relazione indicata in oggetto, si trasmette al signore Lord la relazione prodotta dal responsabile del secondo settore di far capo sul protocollo. Relazione questa è firmata dal responsabile del settore secondo Filippo Santoro. Oggetto dell'azione per interrogazione in merito alla presenza di documenti e o comunicazioni indirizzate ai consiglieri comunali a capigruppo. In primis si precisa che il settore a cui appartiene l'ufficio di protocollo del Comune di Nogaro non metterà mai in atto azioni per limitare la partecipazione agli atti o alla comunicazione nel diritto dei consiglieri comunali di ogni schieramento politico. Si evidenziano due aspetti, in qualche misura determinato la mancata consegna di una comunicazione ai consiglieri comunali, come richiesto nell'interrogazione al consigliere Simone Faga e Simone Contenenza. Un primo aspetto riguarda la modalità di ricezione. La nota in oggetto è indirizzata al Presidente della Casa di Riposo e solo per conoscenza al Sindaco e quindi conoscenza ai consiglieri comunali, facendo presupporre ad una prima lettura che la stessa fosse già stata trasmessa ai consiglieri. No, questo dopo ti rispondo così perché non accetto assolutamente una risposta del genere. Io ho fatto una richiesta, sindaco, ma non è che la faccio sindaco, la faccio anche segretario comunale. Io ho chiesto se c'è documentazione presente agli atti oppure no. Quindi c'era la documentazione anche prima. E non so, domando qui. Ma sto rispondendo. Se non sei soddisfatto, dici. No, non sono soddisfatto, perché quando tu vai posso a dire. Leggere. Quando tu vai a dire. Dove c'è la documentazione, per piacere. Va bene, dopo parlo. No, dopo ti dici se sei soddisfatto o no, basta l'interrogazione in questo senso. Prego. Non contiene alcuna indicazione di coinvolgimento nell'informazione, quale ad esempio con preghiera di incontrare coppie ai consiglieri comunali o al sindaco che ci legge in copia. La seconda ha un aspetto puramente tecnico. Possono essere molte le istanze che coinvolgono qualche consigliere comunale e la quasi totalità sono appoggiate ad un ufficio del comune. Si intende chiarire che l'ufficio di protocollo non può leggere il contenuto di tutte le note che sono indirizzate al comune di Nogaro. Il contenuto viene infatti scorso sinteticamente al solo scopo di capire a quale ufficio deve essere smistato. Cade pertanto che l'ufficio che riceve la nota avvisi il consigliere coinvolto nelle forme che ritiene più opportune. In questo caso la nota non è assegnata alle competenze di un ufficio specifico. Al fine di evitare inconvenienti è stata data a disposizione che ogni comunicazione, ad esclusione di note private, biglietti, documenti o fattispecie analoghi, siano inviati in copia.